Dopo aver affrontato e sconfitto Morimoto con un team buildato in soli 5 minuti su Pokémon Spada e Pokémon Scudo, la challenge che quest'oggi vi propongo è incredibilmente più semplice a livello di idea, ma molto più difficile da realizzare. Qualche settimana fa, infatti, ho completato un'intera run di Pokémon Rubino utilizzando un unico Pikachu. E l'ho fatto streamando l'intera avventura su Twitch con un successo grandioso del quale vi ringrazio immensamente. Sia su Twitch in VOD che sul secondo canale trovate tutte le live integrali. In questa sede mi limiterò, per così dire, a narrarvi gli eventi più salienti con un po' di editing dietro. Detto questo, sono orgoglioso di darvi il benvenuto in questa nuova Pokémon Challenge. Innanzitutto, come mio solito, ho deciso di rendere le cose molto più piccanti di come dovevano essere. Non solo, infatti, ho deciso di giocare Pokémon Rubino anziché Pokémon Smeraldo per trovarmi ad affrontare come campione Rocco al posto di Adriano. Non solo ho deciso di giocare Pokémon Rubino anziché Zaffiro per dover combattere contro Max e Groudon piuttosto che contro Ivan e Kyogre, ma ho anche deciso a pochi minuti dall'inizio della challenge di non utilizzare alcun tipo di strumento in battaglia, che tradotto significa che non avrei potuto curarmi in uno scontro se non con gli strumenti assegnati già di default a Pikachu. E come ciliegina sulla torta non bastasse tutto ciò, ho deciso nella selezione degli starter di sostituire a Torchic Pikachu, in questo modo Vera avrebbe avuto Mudkip con sé, che se in prima battuta ci ha avvantaggiato, beh, in seconda, in terza e in quarta Vera arriva a giocare con Marshtomp, che è di tipo acqua terra. Ed è proprio qui, dinanzi a quest'ennesima automutilazione da parte mia, che ha inizio l'avventura mia e di Rochat. E qui solo i veri fan capiranno la meme. Come prevedibile, il primo scontro con Vera è un gioco da ragazzi e tutto fila relativamente liscio fino alla palestra di Petra. Già sapevo che la situazione sarebbe potuta degenerare contro questa capopalestra, dato che ci saremmo trovati ad affrontare un Geodude e un Nosepass. Ma una serie importante di Axe Crit da parte del nostro avversario non hanno di certo aiutato a mantenere la calma. Pur avendo un Pikachu a livello 20 con schianto, pur avendo con sé le bacche, pur avendo doppio team da spammare contro l'avversario, i risultati hanno iniziato a scarseggiare. Ed è allora che ci siamo resi conto che era necessario grindare ancora. Una volta raggiunto con Pikachu il livello 25, abbiamo prima sbaragliato Geodude e poi annichilito il Nosepass di Petra. Peraltro nel grindare ho piantato stupidamente le bacche, convinto che potessero crescere. Ma giocando la ROM da emulatore, tutti gli eventi legati all'orologio sono disabilitati, compresa la crescita delle bacche. Ed è proprio a questo punto che ho capito che durante la nostra avventura avrei potuto contare molto relativamente sulle bacche, che ci sarebbero tornate utili solo in piccoli frangenti di gioco. Detto questo, l'allenamento svolto per affrontare Petra ha reso le battaglie successive un gioco da ragazzi. Anche grazie al fulmine appreso da Pikachu, non abbiamo avuto alcun problema ad affrontare prima Rudy a Bluruvia e poi il Timidro a Porto Selcepoli. Giunto a questo punto, ero dunque convinto che la strada perlomeno fino a Walter fosse ancora in discesa, ma mi ero incredibilmente dimenticato di una battaglia iconica di questa generazione, famosa per la sua difficoltà. Sto parlando dello scontro con Vera sul percorso 110. E il reale problema è che Vera, a questo punto, ha già Marshtomp. E come se non bastasse, c'è dell'altro a sbarrarci la strada. Perché nel momento in cui Vera sceglie Mudkip, in questo punto del gioco, come primo Pokémon, lei manderà Shroomish, che oltre a non venire giù in un colpo né con schianto né con fulmine, è un Pokémon davvero fastidioso e che ci ha paralizzato per ogni battaglia che abbiamo provato a sostenere. Prendo botte per un buon numero di lotte, fino a quando il nostro Pikachu, raggiunto il livello 32 tra la seconda e la terza palestra, non riesce a passare indenne su Shroomish, anche grazie ad una baccaliegia e un paio di doppio team imbroccati bene, e successivamente la sfanghiamo abbastanza contro Marshtomp e devastiamo il Namel. Eppure, nonostante la vittoria ottenuta, è proprio davanti a quel Namel che sale l'ansia, perché mi rendo conto che più avanti Vera ci affronterà con Camerupt. Forti dell'esperienza traumatica, ci dirigiamo a Ciclamipoli, dove commetto l'errore più grande dell'intera run. La situazione è la seguente: Walter capopalestra con sé ha un Magneton, Pikachu con fulmine può fare davvero poco. Mi faccio due calcoli in testa e deduco che Spaccaroccia possa fare particolarmente male e che soprattutto possa fare più male di fulmine. Eppure i miei calcoli, così diligentemente svolti, presentavano una falla, perché solo dopo aver insegnato Spaccaroccia a Pikachu e solo dopo averlo dunque condannato ad avere una mossa indimenticabile, mi sono reso conto che in terza generazione Spaccaroccia non fa 40, ma 20. In questo modo ho purtroppo condannato il nostro Pikachu a proseguire la run come se la situazione non fosse già critica con sole 3 mosse, perché di fatto fino a Porto Algepoli Spaccaroccia non è dimenticabile in terza generazione. Detto questo, Walter è particolarmente tossico come NPC, gioca con paralisi e confusione e purtroppo io di mosse adatte non ne ho. Ne consegue che, armato di baccaliegia, decido di spammare fulmine su Magnemite e famiglia e schianto su Voltorb, finché la dea bendata
puntata non mi concede una paralisi di fulmine su Magneton che mi permette di outspeedarlo sul finale e conseguentemente di vincere il game. In questo momento Pikachu è a livello 37. Detto questo è però tempo di partire per Cuor di Lava, ma prima decido di insegnare Forza Pikachu al posto di Schianto. Conscio del fatto che fino a Porto Algepoli e dunque fino a quando avrei potuto far dimenticare a Pikachu Forza, di soluzioni migliori per quanto riguarda l'attacco fisico che questo Pikachu possiede in una discreta dose non ce ne sono. Una volta giunto a Brunifoglia, una volta seguito il Team Magma, le cascate Meteora, salgo sul Monte Camino e per la prima volta ho a che fare con il Camerapt di Max. L'ansia accumulata da me e dalla chat si scioglie però in una risata quando Camerapt decide di spammare Braciere anziché una qualsiasi altra mossa di tipo terra. Il nostro Rocket, grazie anche al tentennamento provocato da una roccia di re ottenuta tramite raccolta del nostro schiavo MN Zigzagoon, riesce a portarsi a casa il match. Con il nostro compagno ormai a livello 44 scendiamo a Cuor di Lava e annichiliamo totalmente Fiammetta sotto gli imperiosi fulmini del nostro Pikachu. Ottenuta la quarta medaglia, procediamo però in aritroso, visitando le zone non ancora esplorate ed affrontando negli allenatori, finché finalmente non giungiamo a Petalipoli da nostro padre Norman. Qui prendiamo decisamente sotto gamba la prima sfida contro di lui, venendo spazzati via da un centripugno. Ma dopo aver gestito egregiamente Slaking e la sua abilità e aver imbroccato i doppi team al momento giusto, riusciamo a portarci a casa agilmente l'incontro. Riparte a questo punto un ennesimo giro di esplorazione per la regione di Hoenn, perché una volta ottenuta Surf ci è data la possibilità di visitare tutti i percorsi acquatici della regione, perlomeno quelli facenti parte della prima parte di Hoenn, con il risultato che sulle soglie del percorso 118 il nostro Rocket è a livello 55. È il momento di affrontare Vera presso l'istituto meteo, ma ormai non c'è storia. Pikachu è troppo forte, il Marsh Stomp del nostro rivale non può fare altro che scalfirci appena con colpo di fango. Le difficoltà per un po' sembrano essere lontane. Dopo essere arrivati a Forestopoli e constatato che l'introforza del nostro Pikachu è malauguratamente di tipo volante, apriamo in due anche il team di Alice, che ci procurerà giusto uno spavento con un terremoto scagliato da un altare, fortunatamente troppo debole per mandarci KO. La strada a questo punto è dunque spianata, anche grazie al Devonscopio, verso la nostra terra promessa, Porto Algepoli. Qui, dopo interminabili sofferenze, Pikachu riesce a scordare Spaccaroccia, che verrà sostituita da Fossa, che già vi anticipo avrà ben poca fortuna. Inoltre faccio scordare al nostro compagno anche Forza, sostituendola con Ritorno, che a questo punto del game, con un Pikachu con l'affettività al massimo, è al massimo della sua potenza. Fatto ciò mi dirigo ad affrontare il Team Magma al Monte Pira, sconfiggendolo senza particolari difficoltà, e il discorso è analogo per Vera nei pressi del centro commerciale di Algepoli, che con mia grande sorpresa non arriva in questi giochi ad utilizzare Swampert, rendendoci la vita incredibilmente più semplice, anche se tutto sommato non scontata. Successivamente, tra il rifugio del Team Magma e il percorso a sud del Monte Pira, riusciamo a farmare dei livelli utilissimi per affrontare la prima battaglia davvero ostica dopo un bel po' di tempo, la palestra di Telepath. Giunti a Verde Azzupoli, infatti, la battaglia si rivelerà tutto fuorché scontata e sarà necessario perdere un paio di volte per capire dove colpire il nemico. Telepath giocano infatti in doppio, con il risultato che, avendo io allenato solamente un Pikachu, la battaglia si traduce di fatto in uno scontro 2v1. Fortunatamente per me, in Pokémon Rubino, questi due allenatori utilizzano unicamente un Solrock e un Lunaton. E dopo aver intuito che il vero problema fosse il secondo e sfruttando anche un hit che necessariamente doveva ricadere sul mio Nincada, mi accanisco su Lunaton e poco dopo, seppur con qualche brivido, porto nella fossa anche Solrock. Nonostante questa brillante vittoria, però, la strada di qui in poi si farà molto più ostica. Scesi nell'antro abissale per salvare la regione di Hoenn, di fronte a noi si para Max, che questa volta non ci farà sconti. Il nostro Pikachu, ormai a livello 70 e grazie alla nuova mossa Ritorno, riesce ad eliminare facilmente il primo Maitina. Ma il turno dopo, per Max, entra in campo Camerapt e, come temuto, dopo due turni passati a curarsi, scaglia il suo terremoto. È proprio in questa specifica battaglia che mi rendo conto al 100% dell'inutilità della mossa fossa, in una challenge dove i nemici più pericolosi per Pikachu e di fatto quelli sui quali il fulmine non ha effetto possiedono terremoto, che si rivelerà la vera minaccia effettiva di questa challenge. Eppure, almeno per ora, Rocket compie il miracolo e sopravvive a 26 PS, permettendoci di passare indenni anche questo ostacolo. Ma, come ovvio, Camerapt è nulla rispetto a quello che ci aspetta nella Grotta dei Tempi.
risvegliato dallo stesso Max e pronto a squarciare il terreno sotto al nostro Pikachu, via Groudon. Certo, avrei potuto tirargli la Master Ball e risolvere facilmente la questione, ma se si deve fare una challenge, che la si faccia bene. Groudon doveva essere piegato dalla forza di Rochat, ma sin da subito, ahimè, sono dolori. A Groudon, livello 45, basta un unico fuoco bomba sotto siccità per mettere praticamente fuori dai giochi il nostro Pikachu al livello 71. Copione pressappoco identico si rivela alla battaglia successiva, ma è ancora dopo, quando per necessità ci vediamo costretti a spammare doppio team, che si palesa la prima vera sculata della serie. Pikachu entra in campo e utilizza due doppi team, Groudon imbrocca un fuoco bomba e poi fallisce un terremoto. Siamo a vita gialla, lui è a full vita. A noi servono 4 ritorno per mandarlo KO, a lui basta un singolo attacco. Siamo più veloci, il ritorno colpisce e critta. Groudon usa lacerazione, colpisce, Pikachu regge a 33 PS. Ed entra in gioco a questo punto la reale carta vincente, quella che fino ad adesso era rimasta praticamente sopita. Statico. Groudon, l'essere immune all'elettricità per eccellenza, è paralizzato. Pikachu usa ritorno, Groudon è in fin di vita e paralizzato, ma attacca, usa terremoto e fallisce. Groudon è ai nostri piedi, bloccato dalla paralisi. Ed è però qui che entra in gioco il mio essere intrinsecamente sborone. Faccio un salvataggio di fronte a Groudon morente ormai alla mercé di Pikachu. Prendo in mano una Ultra Ball e la lancio. Me ne bastano 3. Groudon è umiliato. E secondo voi, dopo una sfida così, potevamo preoccuparci di Adriano e del suo Whiscash? Assolutamente no, anche lui viene fatto fuori agilmente e noi, dopo aver percorso gli ultimi tratti di mare di Hoenn, galvanizzati per la battaglia del giorno prima contro Groudon, ci presentiamo alle porte di Iridopoli con Pikachu al livello 78. Arrivati a questo punto, Lino non può assolutamente nulla, come nulla ha potuto nelle battaglie precedenti, e davanti a noi si staglia la Lega Pokémon. Ci armiamo di strumenti e buona strategia e Pikachu si presenta alla Lega Pokémon al livello 87. Ma soprattutto si presenta con le mosse Fulmine, Doppio Team, Ritorno e Protezione. Quest'ultima è insegnata per poter gestire i Flygon di Drake che utilizzano Fossa proprio al posto di Fossa. Dopo aver battuto i Super 4, Protezione farà posto a Breccia. Una mossa di tipo lotta necessaria per far fronte ai Pokémon di tipo Acciaio di Rocco. È il momento di entrare. Fosco non crea problemi e viene messo fuori gioco in poco tempo. È il turno di Ester, che al contrario ci darà filo da torcere. Il primo Dusclops non viene buttato giù con un fulmine e riesce a confonderci. Ciò nonostante riusciamo praticamente subito a riprenderci, il primo Dusclops è KO. Ma se questo era il primo, vuol dire che ne esiste un secondo. Un Dusclops più forte, ma soprattutto un Dusclops con terremoto. Regge fulmine e usa la famigerata mossa. Pikachu però regge di nuovo a 31 PS, si riprende grazie a una bacca cedro e fa piazza pulita dei Pokémon di Ester. La temperatura però inizia ad abbassarsi perché sta per arrivare Frida, da noi sottovalutata. Il primo Glalie della Super 4 infatti gioca inaspettatamente schermo luce. L'avversario va giù al secondo colpo, ma Rochat a questo punto non è più in grado di one-shottare i Pokémon della Super 4. Il primo Silio va giù tranquillamente, ma il secondo a fare la mossa più inaspettata possibile. Silio infatti utilizza attrazione, ma sarà la sua rovina. Frida cura il suo Pokémon, ma esattamente in quel turno termina schermo luce. E un Pikachu che aveva affrontato Groudon poteva cadere vittima dell'infatuazione? Assolutamente no, si porta a casa quel Silio. Il secondo Glalie di Frida fa la stessa fine del suo compagno e poi entra Walrein. Preoccupato di mandarlo in range di pozione, utilizza un ritorno per evitare la frittata, rischiandomi però un hit di Walrein su Pikachu. Sotto grandine, una bora con 100% di precisione sferza il nostro Pikachu e lo lascia vita rossa. La grandine si abbatte sul suo corpo e se possibile lo lascia ancora più in fin di vita, ma ragazzi abbiamo la vittoria in pugno. Fulmine di Pikachu si abbatte sulla foca, folgorandola sul posto. Il turno dopo Pikachu sarebbe morto di grandine. È però giunta a questo punto l'ora di Drake. Il Super 4 più ostico perché è in grado di mettere fuori gioco il nostro cavallo di battaglia, ossia Fulmine. Il suo primo Pokémon, Shelgon, ci lascia le penne, ma non prima di aver ittato un roccio tomba che diminuisce la velocità di Pikachu, che insieme a Fulmine è stata probabilmente la nostra carta vincente per tutta la run. Entrano poi in rapida sequenza i due Flygon di Drake che non utilizzeranno Fossa ma ci procureranno ugualmente problemi. Il primo Flygon setta la tempesta di sabbia mentre il secondo utilizza Turbo Sabbia diminuendo la nostra precisione. Non è il percorso 2 ma la Lega Pokémon. Ciò nonostante Flygon ci lascia le penne ma ci lascia con il timore di fallire dinanzi a un Altaria. Pikachu usa Fulmine, non fallisce, Altaria ribadisce con Dragospiro e non paralizza. Parte il secondo Fulmine, non fallisce, Altaria è giù ma rimaniamo
siamo a poca vita con il timore di fallire di nuovo davanti a un poderoso Salamence. Ma è proprio qui che tutte le sclerate rivolte a Petra, a Walter, tornano a mio favore. Fulmine, nonostante il Turbo Sabbia, per la terza volta consecutiva colpisce e paralizza. Salamence è carico, vorrebbe accanirsi su Pikachu, vorrebbe portare a casa la vittoria per Drake, ma il fato è più forte di lui. È paralizzato, non può attaccare. Il quarto fulmine miracolosamente entra e mettiamo in ginocchio Drake con un finale che ha dell'incredibile. Ma signori miei, è presto per gioire, perché è il momento di Rock. Ed è proprio lui il vero grande problema. Protezione viene tolta, dentro breccia, non possiamo permetterci di chiuderci a riccio di fronte al campione. Due sono i problemi. Il primo, lo schermo di Rocco entra alla prima botta, ma dobbiamo scongiurare la sua tossina. Non potendoci curare sarebbe letale. Secondo, praticamente ogni Pokémon di Rocco, eccetto Skarmory, conosce Terremoto. Ed è qui che si fa largo la strategia. Skarmory va tenuto in vita per poter aumentarci insieme a lui l'illusione e conseguentemente sperare di non essere colpiti dai Terremoto. Al contempo però, quello Skarmory noi dobbiamo superarlo senza essere avvelenati. Ed è allora il turno della bacca pesca. È sì una lotta contro la sorte, ma è anche un suo calcolo ponderato. Pikachu è pronto. La porta è aperta, ma Rocco è dannatamente intenzionato a farci sudare sette camicie. La strategia con Skarmory sembra essere efficace, ma si dimostra irrealistico sperare che Rocco missi ogni Terremoto. Al primo game, dopo aver portato a casa Aggron e Metagross di Rocco con due crit di fulmine, veniamo totalmente annichiliti da Claydol. E le battaglie successive non sono altro che un peggioramento, una sconfitta perpetua. Dopo essermi piegato la quinta volta di fronte a Rocco, giungo alla soluzione drastica. È evidente, il livello 88 non basta. E allora, se dobbiamo concludere, è il caso di farlo con il botto. Dopo un'ora e mezza di grinding sudato in live, dopo aver risconfitto tutti i Super 4, Rocket si trova ad affrontare Rocco al livello 100. Skarmory ci scalfisce appena con Aeroassalto, imbrocchiamo 6 doppie team e lo freddiamo sul posto. È il turno di Aggron. Credevamo che con 12 livelli in più, breccia sarebbe bastata per mandarlo KO in un colpo. Beh, signori, ci sbagliavamo. Aggron regge ad un briciolo DPS e lo fa anche il turno successivo dopo essersi curato e dopo aver anche subito un ritorno. Fortunatamente però missa tutte le sue mosse e Pikachu se lo porta nella tomba. Metagross subisce la stessa identica sorte. Grazie al livello 100 Pikachu riesce a portarlo giù in due colpi di fulmine e il suo Terremoto missa. Ma ve l'ho detto, il gioco non poteva durare in eterno. Contro Claydol due ritorno sono sufficienti per eliminare il Pokémon, ma Terremoto entra e fa male. Pikachu si presenta di fronte a Credile e Armaldo di Rocco con 35 PS. Credili missa un giga assorbimento, Rocco tenta di tirarla per le lunghe curando consecutivamente il Pokémon, ma breccia martella, colpisce, sfinisce e Credili deve cedere il posto al sesto Pokémon. Armaldo. Pikachu può concedersi un fulmine e Armaldo resiste con un barlume di vita e fa partire il Forza Antica. Soffia il vento di fianco a Pikachu, smuovono l'aria le rocce, si frantumano sulle pareti della palestra e Pikachu, fregiato del suo livello 100, trionfa non su Rocco ma sull'intero Pokémon Rubino. E così, con un Nincada che accede alla sala d'onore dopo aver fatto da bersaglio obbligato contro Tell e Pat, si conclude l'avventura mia di Rocket e di una media di 50 scappati di casa che hanno deciso di seguirci su Twitch. Che dire, è stato bello. Bello, ma vi dirò, più semplice del previsto. Sono stati oggettivamente pochi i momenti in cui abbiamo avuto delle difficoltà strutturali. E più delle volte, quando davanti a noi si presentava la sconfitta, era sufficiente ritentare la sfida un paio di volte con qualche accorgimento per venirne a capo. Certo, in molti casi ho avuto fortuna e ho dovuto contare su doppio team, ma tralasciando il caso Groudon, che sarebbe andato molto più per le lunghe, in tutti gli altri frangenti, a mio avviso, sarebbe bastato ritentare la sfida per riuscire. La chat, e in particolare Tommy, che saluto, ha contato le morti di questa serie, che ammontano a 27. Un numero esiguo se si pensa soprattutto che molte di esse sono avvenute per banali distrazioni o per eventi non prevedibili. Io spero che questi contenuti continuino ad appassionarvi sia su Twitch che su questo canale. E invito voi su YouTube a seguirmi sull'altra piattaforma, perché è vero, in questo momento ve la sto raccontando e spero personalmente di essere riuscito a trasmettere l'epicità di quello che si è vissuto, ma per l'appunto viverla è tutta un'altra cosa. Se non qualcosa di meglio, è sicuramente un'esperienza diversa, un'esperienza all'interno della quale abbiamo fatto gruppo e ci siamo sostenuti a vicenda, condividendo nel bene e nel male le gioie e i dolori. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto e se è così vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social, in particolare da Twitch, per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e per contenuti extra, e premete la campanella per ricevere invece ogni giorno i feed. Detto ciò
ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.